occupare abusivamente, quindi violando le regole, un immobile, si commette un reato. E quegli amministratori, che spesso capitano, in tanti comuni soprattutto amministrati dalla sinistra, che incentivano queste occupazioni, sono amministratori che andrebbero cacciate. Faccio un'altra considerazione. Lei si rende conto che però questa è un margine, ma Severina, anche, tecnicamente, dove possiamo da 10 anni la occupa quella ma casa. Ma le posso dire, ma possiamo anche recuperare, perché ieri l'Istat ci ha dato un dato clamoroso, gli homeless, i senza casa, i senza dimora, che vivono per strada in Italia, sono 50.000. Noi abbiamo 50.000 cittadini italiani indigenti, che non hanno casa, che non hanno lavoro, che sono stati abbandonati dallo Stato e dal governo, e al tempo stesso, e apro una non polemica, mi dica che diamo i soldi agli immigrati, la prego. Assolutamente sì, perché noi abbiamo 100.000 presunti richiedenti asilo che sono alloggiati in hotel a 4 stelle. Lo Stato italiano, il governo italiano, anche in hotel a 4 stelle con aria condizionata. Siccome nel ora 2015 con riscaldamento, mi auguro, li refrigeriamo adesso con l'aria condizionata. Siccome nel 2015 lo Stato italiano, il governo italiano ha messo 3,3 miliardi di euro per garantire vitto e alloggio a chiunque è venuto in Italia, noi dobbiamo garantire la casa. Prima quella signora lì che ha rappresentato la ricchezza e che ha costruito la ricchezza del nostro paese per anni, quella signora lì ha la casa di diritto, ha diritto ad avere la casa, una signora di 80 anni che guadagna 600 euro di pensione al mese. In Italia abbiamo 7 milioni di pensionati che guadagnano meno di 1000 euro al mese, 2 milioni di pensionati che prendono meno di 500 euro al mese. Però quando penso che lo Stato italiano spende 1000 euro al mese per garantire vita e alloggio e assistenza all'immigrato, per rispondere, questo a me dà un po' fastidio.